quali sono gli autori, soprattutto poeti, narratori, che hanno influenzato, l'hanno Ma un po' influenzato tutti, ho avuto la maggiormente? fortuna di conoscere i Sì. più grandi che sono passati anche per questa casa, Quasi Quasimodo, Passerini, Quasimodo, Manganelli. Manganelli. Sono persone che hanno forgiato la loro giovanissima Alda Merini, Sì. ma l'Alda Merini era anche plasmabile, era obbediente. Oggi non so se un giovane si lascia plasmare, vuole comandare lui. Sono stati grandi educatori del pensiero. Non si può, guardi, prendiamo il Magnificat, no? E a volte lo metto in forma ironica. Dico, viene qui, dice, sta, sposa il vicino di casa. Sì, dico, ma io sono innamorato dei Manganelli. Allora io non tocco più queste vicende sentimentali, perché prima di tutto sono una proprietà mia. Poi sono stati amori così grandi, amori culturali, affinità elettive, che non ho voglia di raccontare ai giovani, perché non ci sono passati, no? Cosa Certo. dice? Il vecchio vive di memoria, Sì. vive anche su un materasso sporco, cioè basta di lasciarlo sognare perché sogna, ormai tutta la sua vita è un sogno, no? C'è una bella battuta di Woody Allen che dice, Cristo è morto. Però anche io non sto tanto bene, però. E Infatti. va bene, insomma, basta. Il giovane è saio, mi drogo perché non è. Che barba! Noi Infatti. non eravamo così. Non eravamo così labili, eravamo e come. Però si taceva. La pedofilia, chi conosceva il sesso? Ecco, lei vede per esempio questo quadro, questo sentimento. Sì. Non so se i giovani l'hanno, forse sì, partiranno col sentimento, arrivano sconfitti, non hanno pazienza, non si scrive più, non si dialoga, lei non conosce il vicino, è un disastro, il vicino di casa non avrebbe mai portato giù un materasso sporco della poetessa, si sporcava le mani, lui che spaccia la droga, per dire, si sporcano le mani per ragioni nobili, si sentono sporcarsi. Cosa che noi non abbiamo fatto. No? Sì. Quali sono gli autori stranieri che l'hanno influenzata maggiormente? Ma Melville, Rilke, soprattutto Rainer Milton. Maria Rilke. Pensi che il primo libro di Rainer Maria Rilke, eravamo talmente poveri e talmente che l'ho rubato. È stato il mio Vangelo per tutta la vita. Ho dovuto rubarlo perché non c'erano i soldi per comprare i libri, pensi. Sì, ho capito. È stato veramente il mio grande, è un grande poeta, Sì, Rilke. Melville, Hawthorne, cioè insomma, E Dino Campana, a proposito di Dino ma Dino Campana, io Campana. avrei delle perplessità Sì? nel paragone con la Merini, con Dino Campana, perché io sono L'Orfeo. stata, sì, ma io sono stata anche Orfeo. una madre, il manicomio mi ha portato via i figli, cioè io sono impazzita dal dolore. Non per la, ma anche un po' per la letteratura, perché non è che amassi gli uomini perché erano maschi, ho amato dei grandi letterati, dei grandi pensatori, che a sua volta, a loro volta, mi hanno educato. La poesia non è che si impara, si ha la fortuna di incontrare, ecco per esempio prendiamo Berlusconi, a me è simpatico, ma è talmente stupido che diventa anche simpatico, però è un uomo baciato dalla fortuna. Purtroppo non capita a tutti. Non capita. Noi siamo nati in un periodo fortunato dal punto di vista morale, etico e religioso. Invece adesso sono miscredenti, le vacanze, il godimento, il consumo sessuale. Sa, il vecchio è il valore detto, eh. Noi avevamo pochi ma buoni. Scrivono Immagino. tutti, scrivono tutti. Casse piene di gente che vuole scrivere. Cosa credono di soldi? Non credo, eh? Allora, signora Minini, quali temi le sono più cari e cosa rappresenta per lei la Quali scrittura? termini? I temi che le sono più cari. Ma qualsiasi tema è buono, Tema anche la macchina religioso. fotografica. Ma il tema è che io sono un animo religioso, diciamo contemplativo, come tutti i poeti. Ecco, il disordine della casa. Se io non ho davanti, non me la ricorda. C'è una memoria visiva, devo avere tutto sotto mano.
arriva la donna, fa ore, non mi ricordo più niente, capisce? Ma noi siamo riconosciamo la presenza di un creatore, di un demiurgo, non possiamo pensare che noi abbiamo creato il creato, però ci meravigliamo della natura. Noi comunque Sì, aprono alle 5. sono lenti, però secondo me, non so se sbaglio, sono delle grandi menti, dei grandi lavoratori. Poi le donne le rispettano e per me Sì. questo è importante, no? Io continuo a vivere qui perché qui c'è stato lui. Questo è Legata amore. effettivamente a questo posto. Lei ha partorito anche qui? In Sì, in casa. casa. Sì, all'aperto, non so per cosa c'era lui. E più vado avanti, più lo amo. Ho dato il Sì. dottor Pierri, una volta aveva avuto lì, che era molto malato, si era raccontato la storia, che mi ci dava un giorno di permesso. Allora, questo sperava che facessimo lavoro, però ci siamo messi via vicini, siamo andati fuori, e quando ci siamo visti con abiti normali, non ci siamo piaciuti. Siamo tornati a mettere le divise e essere liberi a fare i mazzi. E abbiamo continuato ad amarci da dietro i vetri, che era molto bello. Ma non ci si poteva toccare il manicomio, che era una barriera mentale. Qualcuno mi ha salvato la vita, perché si moriva lì, si entrava per morire. E ogni giorno era un giorno regalato. Ma anche adesso, la stessa cosa, ogni giorno è giorno di più. Che bella, sai? Ma quando lei arriva a una certa età, è come se trovasse bambino. È contento di essere bambino. La vecchiaia trovo più bello che sia. Comunque, invece di dire che ho avuto una brutta vita, ho avuto una vita felice. Anche perché c'è il dolore, Sì. che oggi l'uomo non vuole, e c'è il dolore per crescere. Il dolore, quello autentico. Signora, questo premio Nobel Non lo voglio non lo prendere. vuole? Perché? Perché voglio chiudere gli occhi in pace. Su un materasso vecchio e sporco.